Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, sehr geehrte Damen und Herren, señoras y señores, signore e signori, sta per iniziare e va ora in onda una nuova puntata della nostra consueta trasmissione in diretta web, online, dei lunedì sera, giunta alla sua seconda stagione, la seconda edizione, il secondo anno assieme, qui su Saiuz Web Network, in Saiuz Web Radio e Saiuz Web TV, a cura di e con il sottoscritto che vi sta parlando, Gianluca, quando ci sono, il mitico e preziosissimo Luca, e l'inimitabile, grande e grosso Saiuz, in provvisoriamente, i due compari, più uno, M, ovvero il verbo prenderà vita nelle nostre cavità orali, perché quelle cerebrali non ci sono più. E come ogni lunedì sera in onda dalle ore 22 circa, ovvero dalle 10 pm, cioè alle 10 di sera per un'oretta e mezza circa, almeno fino alle 23.30 più o meno, naturalmente sempre e rigorosamente orari italiani dell'asse Berlin-Frankfurt-Roma, Berlino-Francoforte-Roma, CET, Set, Central European Time, sempre in www.saiuzwebnetwork.net, perché Saiuz Web Network è Saiuz Web Radio e Saiuz Web TV. Vi vorremmo inoltre ricordare, come sempre per correttezza, onestà e trasparenza, nonché pure per una maggiore completezza di informazioni, che il brano che ascoltate in sottofondo qui nella sigla iniziale d'apertura della nostra trasmissione in diretta dei due compari si intitola Bluesin, tratto dall'album First Studio Session degli Still Nameless, questo gruppo italiano proveniente dalla Sicilia e più precisamente da Alcamo in provincia di Trapani, e che comunque potrete sempre trovare anche nel solito sito di Giamendo in www.giamendo.com. Ed eccoci qui in diretta web radiofonica dal palinsesto di saiuzwebnetwork.net. Un caloroso buonasera a tutti gli ascoltatori e amici del network che questa sera ci faranno compagnia come al solito, e per questa ottava puntata della seconda stagione dei provvisoriamente due compari più uno. Come di consueto, come dicevamo, vi terremo compagnia dalle ore 22 fino alle ore 23.30, e in queste ore e mezza avremo come ospiti la band dei Vimana, che tra poco andremo anche a presentare, ovviamente. Abbiamo avuto qualche dissapore tecnico, diciamo così, per quanto concerne la sigla, poco male, questa sera andiamo senza di essa, e la voce di Gianluca quindi non la sentiremo non solo per la sigla, ma addirittura per la diretta, perché questa sera Gianluca, come per la settimana scorsa, purtroppo è malato. Il nostro caro direttore artistico si è influenzato, non intende proprio guarire, e quindi siamo dovuti correre subito ai ripari, e la nostra grande amica Luisa, per fortuna, anche questa sera sarà qui con noi, e si è studiata, quanto mi diceva, bene la band che andremo, appunto, che stiamo andando a ospitare. Io ti passerei subito la parola, Luisa, per dirci intanto i contatti per i nostri ascoltatori, se volessero appunto contattarci in diretta radiofonica o anche solo sulle mail o quant'altro. Vai, Luisa, ciao e buonasera. Ciao a tutti. Allora, oltre a trovarci su Facebook digitando Saiuz Web Network, ci potete trovare anche su Twitter con @Saiuz. Potete contattarci inoltre in forma privata con le mail che sono, per quanto riguarda Saiuz, il capo, info@saiuz.com. Mentre Gianluca, il direttore artistico, la sua mail è gianluca@saiuz.com. Luca, il responsabile organizzativo, ha come mail luca@saiuz.com. Voleste invece chiamarci, utilizzate un telefono, ovviamente, al numero 04 22 16 26 62 2. Ripeto,
0422 16 26 62 2. E ricordiamo che tutte le dirette che voi potete ascoltare sono ovviamente riascoltabili o rivedibili a seconda se andiamo in radio o in TV sul podcast. Il podcast questa sera, cioè, o meglio, come tutte le sere, verrà alla fine della trasmissione, verrà rielaborato al nostro grande Saius e lo potrete rivedere e ascoltare dopodomani. A proposito delle puntate settimanali del palinsesto di questa settimana, ricordiamo che a parte la trasmissione di oggi, da domani partirà la terza puntata, se non sbaglio ormai, della Via del Cielo e la Via della Terra, che è questa trasmissione curata dal nostro grande amico Ettore, che parla del Feng Shui, questa tematica orientale che ancora sto cercando di imparare, Luisa, ma ci arriverò. A forza sì, però metabolizziamo, dai. Pianino ci arriveremo, però è veramente, scherzo a parte, una trasmissione molto interessante che parla di questa tematica che di fatto io non conoscevo fino a quando non ho ascoltato l'amico Ettore. E domani, dicevamo, partirà la terza puntata alle 9:30 di sera. Altra puntata importante che noi ci teniamo sempre a promuovere, perché cura veramente, come dire, analizza la storia delle rock band, è The Rock Band History, curato, ideato, pensato e condotto, fa tutto lui, dall'amico Gianluca. È un programma registrato, puntate settimanali, siamo arrivati alla 50ª puntata, stiamo ancora parlando degli Who, per intenderci, e li potete ascoltare, a parte quel podcast, tutti i giorni alle ore 12, alle ore 18, alle 24, alle 6 del mattino. Ribadisco che è una trasmissione molto fluida, snella, 10-12 minuti al massimo, quindi veramente c'è la possibilità per tutti di farsi un attimino un'infarinatura di quello che è la storia delle rock band. Inoltre abbiamo diverse collaborazioni con Giornale Radio Sociale, Pianeta Oggi Report, Urania e quant'altro, ma trovate tutto sul sito sitewebnetwork.net. Tornando invece agli ospiti di questa sera, prima di introdurli, io passerei subito la parola. Aspetta, Saius, che mi preparo la voce per te. L'unico, inimitabile, inossidabile, Saius! Vai, Saius! Stai diventando poco serio come Gianluca. Non c'è niente da fare. Non sono mai stato. Ah, non lo sei mai stato. Ma porca miseria, sempre le stesse cose contro di me, la mia panza, il grande, il mitico, il vabbè, lasciamo stare, va. Non diamo retta, diamo ascolto alle voci false e tendenziose di questi ragazzi. Un buonasera a tutti gli amici che ci ascoltano dal vostro Saius. Non è un grande speaker, però questa sera ho con me la mia dolce tata che mi accompagnerà. Non è la Luisa, ovviamente, la mia tata. Speriamo sono troppo giovane per fare la tata. Certo, mi è Adalgisa la mia tata, che speriamo. Mi tiene, insomma, che poi sarebbe, come si dice, che accompagni i vecchietti. Non so, cosa vuoi dire? La badante, ecco, non mi veniva la parola. Non so perché, porca, con te mi è venuto facile con te. Ma cosa dici? Vabbè, lasciamo stare. Comunque, Luisa... come al solito questa sera sei stata molto prolissa, diciamo, hai detto tante cose. Sì, io sono logorroica proprio. Sì, soprattutto sì, il tuo buonasera a tutti è quella che mi rimane impressa a tanti amici. No, non voglio tenere tutti quanti sulle spine, volevo solo mettere... Ma il mondo ci vuole veloci, rapidi e veloci. Hai ragione. Stasera sono un po' incavolato. Non per fare delle cose. Non fare battute di nessun tipo, è una cosa importante che tu volevi dire. Prima che tu mi redarguisca, non voglio essere richiamato per l'ennesima volta questa sera. Ricordiamo a tutti gli amici che ci stanno ascoltando o su saiuswebnetwork.net oppure su altre piattaforme che amplificano la voce di Saius, di andare su saiuswebnetwork.net e contribuire con la loro presenza, insomma, sulla chat posta sulla destra dello schermo. Vedo che già Gianluca, tra l'altro, è attivissimo perché ha già scritto diversi, ci sta già salutando, non so se hai notato, Saius. Mi sono perso, immediatamente, cioè. Te lo sei perso, immediatamente sopra la chat cosa c'è? Addirittura questo bellissimo sondaggio, Saius, che hai preparato tu, che sta dando veramente i suoi frutti, vedo. È gettonatissimo. No, scherzi a parte, sulla chat potete dare un contributo anche per quello che riguarda questa trasmissione, quindi dare un vostro parere.
in cui 4 pareri su 5 sono buoni, il quinto è così così. Praticamente non è stato inserito il parere forse più importante, la critica vera e propria, ma noi siamo fatti così, siamo un pochino permalosi, giusto Saius? Quindi abbiamo preferito non inserirlo. No, ma l'ho voluto mettere apposta, lo sai, quel... Cioè, se persone si iscrivono, dicono, fate schifo e amen, ce lo scrivono, senza nessun problema. No, di questi problemi. Viva la sincerità. No, però guai a chi mi scrive una cosa del genere, insomma. Vuol dire che non mi non mi vogliono bene. Chiaro. Vabbè, comunque io vi ho lasciato la parola e ho salutato i miei amici, che ho diversi amici in linea questa sera che mi hanno scritto oggi. Li voglio salutare tranquillamente, li risaluto e vi passo la parola, perché stasera fate tutto voi, io mi dedico alla mia regia tranquillo. Va bene, allora, nel cantuccio saluto i nostri ospiti, poi dopo li dirai, ok? Esatto, non c'è, ti collo che allora dall'altra parte del vetro abbiamo già non penso, ma comunque, per dire vetro. No, scherzo. Sì, dall'altra parte del vetro del manicomio, diciamo, abbiamo già investito questi, speso questi 14 minuti, quindi a questo punto io introdurrei subito, per non fargli perdere ulteriore tempo, la band dei Vimana, che questa sera sono cappeggiati, se non erro, da Matteo, Giovanni, Michele e Francesco, credo, ma direi di sì. Chi parla di voi quattro, sì, ragazzi? Parla Giovanni. Ciao, sei Matteo, sei Giovanni. Io sono Giovanni. Ciao a tutti, ciao a Radio Saius, noi siamo molto contenti di essere qui, essere vostri ospiti questa sera. Grazie. È un piacere nostro, Giovanni, un piacere nostro. E voi da dove ci state chiamando, o meglio, da dove trasmettete? Noi siamo di Vicenza e di Padova, siamo un gruppo veneto, appunto siamo sorti e nati a Vicenza, da poco si è aggiunto, da un paio d'anni si è aggiunto il nostro tastierista, che è di Padova, il nostro Francesco, che è qui anche lui stasera. Perfetto. E anche voi siete andati a votare ieri, mi raccomando, avete assolto i vostri doveri / diritti di italiani? Beh, non voglio sapere, sì, cosa avete votato, lungi da me sapere. Noi abbiamo votato perché... con la matita. Con la matita portata dalla casa, anche avete fatto le foto anche voi, come vedo stanno girando in rete tantissime foto fatte da dentro i stanzini, ma no, vabbè, sono cose che purtroppo accadono. Scusa, stato interrotto. Abbiamo portato le istruzioni noi, perché non ci ricordavamo come si fa la croce. Perché di fatto è un po' complicato, non è facilissimo subito, è un attimo andare fuori dal bordo, calcare troppo poco, no vabbè, scherzi a parte. No, oggi il paese Italia vedo che è in fermento, ovunque ti giri tutti parlano della stessa cosa, quindi dai, era solo per rompere un attimo il ghiaccio. Sinceramente non ci interessa nulla in questo momento, questa sera la votazione, da domani sicuramente affronteremo l'argomento con più serietà, anche perché cambieranno diverse cose secondo me. Tornando a noi, mi dicevate che siete appunto del Veneto, una domanda che subito vi devo fare pronti via senza neanche farvi accomodare è quella del perché vi chiamate Vimana. Aspetta. Meglio, Giovanni, io so perché vi chiamate così, ma difatti vorrei che lo diceste voi ai nostri ascoltatori. Beh, allora io sono Matteo intanto, ciao a tutti, buona serata. E la parola Vimana è un... Ciao! La parola Vimana è una parola che trae origine dal sanscrito e letteralmente significa luogo abitato, costruito artificialmente. E si parlava di strane macchine di ferro che varcavano i cieli, carri volanti guidati da uomini dei, e venivano descritti, così venivano descritti i Vimana, che sarebbero gli attuali UFO per intenderci. Sì. Proprio il termine sanscrito significa proprio casa costruita artificialmente che vola. Dei Vimana si parla già in antichi testi indiani dell'India orientale,
e che ci sono stati praticamente tramandati con il tempo e sono arrivati ad oggi, e Vimana oggi non sono più un oggetto volante, ma sono una band che fa dell'elettro pop rock in italiano. Esatto. Infatti questa è una cosa che mi ha lasciato, no, non perplesso, anzi mi faceva anche molto piacere. Quando ho ascoltato i vostri brani la settimana scorsa e anche, scusami, questa settimana, ho notato questa, che ormai è diventata quasi una particolarità, nel senso che spesso noi intervistiamo band che sono italiane al 100%, che però non so per quale arcano motivo, o meglio lo so perché ce lo dicono, preferiscono cantare in inglese, perché difatti gli piace quasi, come dire, ritagliarsi una fetta di mercato non solo dentro i confini nazionali ma anche fuori. Invece voi mi avete impressionato proprio per questo motivo, che riuscite a fare comunque un bel sound e, cosa importante, mantenendo la lingua italiana, quindi senza necessariamente utilizzare un linguaggio forse più commerciale o che potrebbe aprire qualche porta in più. E questa è una scelta dovuta a chi, effettivamente? Beh, noi abbiamo scelto l'italiano perché è la nostra lingua madre, e vogliamo anche far sì che si possano capire molto più facilmente i testi delle nostre canzoni. Noi diamo molta importanza a quelle che sono le tematiche dei nostri brani, e quindi ci teniamo, insomma, che anche il nostro pubblico italiano abbia modo di capirlo immediatamente, senza avere per forza nozioni di altre lingue, e quindi è una cosa che ci fa molto piacere, insomma. Chiaro. E ripeto, questa cosa qui fa veramente molto piacere anche a noi, perché ormai diventava vero, sai, quasi una consuetudine, senza ascoltare, per amor di Dio, ottimo sound, quello che vogliono, però la lingua era sempre quella lì, cioè sempre in lingua inglese, quindi anche per noi di prima chitto facevamo anche fatica a focalizzarci sul testo, perché salvo che non si conosca appieno appunto la lingua, in questo caso l'inglese, difficilmente uno lo ascolta con attenzione, mentre con l'italiano mi risultava ovviamente molto più semplice: ascolta la musica, sento le parole, cosa si dice, e quindi si dà anche un senso a ciò che si sta ascoltando, e questa secondo me è una cosa molto importante. E, Luisa, vuole chiedere qualcosa ai ragazzi, visto che sei tu poi quella che si è effettivamente preparata molto più di me per questa diretta, non che io non mi sia preparato, e tengo a precisare. Sì, beh, io ho ricevuto del materiale da USA stamattina e vi riguardo molto da vicino, perché ho appreso che voi siete scappati dall'area 51, insomma. Cosa avete da rispondere al riguardo? Come vi difendete? Beh, è stata una fuga piuttosto rocambolesca, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, insomma. A parte gli scherzi, noi la tematica è, fra virgolette, extraterrestre, è una cosa che ci affascina molto e che abbiamo un po' fatto nostra, insomma, perché è un qualcosa che è un po' esterna a tendenze politiche o comunque religiose o qualsiasi tipo di tendenza, una cosa che un po' al di fuori di ogni parte, insomma, un po' come la musica è un qualcosa, un modo di comunicare tra culture, tra religioni, tra modi di essere, tra razze, e noi abbiamo cercato anche noi di prendere un concetto che sia al di fuori delle parti. Sì, Luisa si è addormentata, no? Hai sentito? No, è interessante. Impressione sbagliatissima che ho dato. Io non dormo mai. No, comunque la risposta mi è piaciuta molto. Come no. Si dice. Ti ho sentito male, dicevo, la risposta mi è piaciuta veramente molto. E prima di farti un'altra, chiederti altre cose a riguardo, perché tra l'altro voi avete un background pazzesco, io ho visto che sono già le 22:22, chiederei a Saiuz, che non mi ha risposto nella nostra chat privata, tra l'altro lo punzecchi un po', chiedo a Saiuz se è un... Ma come non ti ho risposto? Tu hai anche risposto. Ma no, tu non mi consideri. Ecco, una cosa che vorrei dire sui brani di questa sera, come diciamo quando capita appunto artisti come Vimana questa sera, che appunto
Sono qui. Sì, vai. Sono qui, mi ero un attimo appisolato, no, scherzo a parte, è che mi piace giocare con la tastiera. No, come diciamo sempre, questa sera ci sono i Bimana che sono tutelati, sono sotto licenza SIAE, i loro brani ovviamente, e come capita in questi casi noi teniamo sempre a precisare che per quello che riguarda la musica che Sai su Web Network può passare, deve essere necessariamente sotto una licenza come per esempio Creative Commons, che sia libera, perché difatti questo è l'unico modo per un network come noi di poter trasmettere musica. Come dicevamo, tuttavia questo è talvolta un limite, perché la bella musica offerta da Vimana questa sera non potremo farla passare sui nostri palinsesti, però per fortuna Giovanni, Matteo and Company ci daranno più in là, tra qualche minuto, tutti i contatti, i riferimenti, ne hanno veramente tanti tra l'altro, per poter ascoltare quella che è la loro arte, la loro musica. E tengo sempre a precisare che questa scelta voluta da Saiuz, che noi tutti condividiamo, è voluta dal fatto che non sottostiamo, no, a quelli che sono i dogmi imposti da appunto la SIAE in questo caso, e per questo motivo preferiamo utilizzare licenze che, al di là dell'aspetto economico, sono anche libere e fruibili a tutti. Giusto, Saiuz? Giustissimo, ragazzo. Giustissimo. Mi sono un attimino impelagato, però adesso ti lascio la parola per mandare un brano, così stacchiamo un attimo la tensione. No, hai deciso di no? No, ho deciso, se volete mandiamo un brano, però volevo, cioè, con i ragazzi volevo salutarli, Matteo, Giovanni, cioè... perché non ho avuto modo di salutare questi ragazzi, almeno insomma, se mi permettete. Posso dire una cosa? È stato bello che tu hai detto vorrei salutare i ragazzi, Matteo, Giovanni, ma non sai i nomi di quegli altri due che questa sera sono presenti. io lo so, perché ti conosco. Nella serie oggi ti conosco bene. Salutiamo anche Michele, Francesco e Daniele, invece purtroppo questa sera non è con noi, ma vabbè ci ascolterà comunque, se non stasera. I ragazzi non mi conoscono, non sanno che il mio Alzheimer è galoppante, capito? Quindi per questo, allora, cosa vuoi che ti dica? 2 su 5, anzi, se consideriamo anche Daniele, è una bella media comunque, dai, va bene, te la facciamo passare. Oltretutto. Dici subito il brano che intendi passare, caro Sainz. No, volevo far sentire la Malavoglia, il brano si chiama Liberi, se a voi non dispiace. Stasera ho scelto tutti i brani italiani. Sì, vorrei chiederti solo una cosa, ma è La Malavoglia o I Malavoglia? No, è La Malavoglia, proprio scritto così. Ah, proprio così si chiama, sì. Vedi? Ho fatto bene a puntualizzarlo. No, vai col brano. Cioè, perché sennò pensate sempre che io leggo male, come al solito, insomma fate... E vai col brano, lo dico io, però vai col brano. Potrei interrogarti sui Malavoglia, mi raccomando, Saiuz. Perché vuoi... No, volevo... Speravo che tu mi tirassi fuori qualche pillola letterale di letteratura, scusami, no, ma a qualcuno manca Verga? È vero. Sentila com'è preparata questa ragazza. Claro. Ma pensa a te, claro. Va bene, allora lo mandiamo sto brano, se noi i ragazzi poi non li facciamo parlare stasera. Hai ragione. E vai con Liberi dei La Malavoglia. Siamo noi che combattiamo per gli ideali, liberi siamo noi che ci chiamiamo come temporali, liberi siamo noi che scriviamo sui giusti giornali, liberi siamo noi che non ci travestiamo ai carnevali mai. Cerchiamo la nostra terra, liberi siamo noi che la troviamo appesa ad un ferro, liberi siamo noi che pensiamo di aver sempre perso, liberi siamo noi quando ci va il vostro sputo per traverso. Siamo noi quando non rispondiamo alla violenza con la violenza. Liberi siamo noi quando rispondiamo alla violenza con un elegante avanti.
Qui rieccoci sempre su sciuswebnetwork.net. Provvisoriamente i due compari più uno questa sera, il compare Gianluca, come dicevamo una mezz'oretta fa, purtroppo è ancora malato, ma confidiamo in un suo pronto ritorno la settimana prossima. Nessun problema, perché comunque, come dicevamo prima, Luisa si è resa anche questa sera disponibile, lei che comunque sta, come dire, macinando ore di trasmissione prima della partenza del suo programma, che per il quale non abbiamo una data precisa ancora, però sicuramente sarà indicativamente nei primi 10 giorni di marzo. La prima decade, madonna! Mi piace molto questa parola, infatti l'ho improvvisata così. Volevo dire lustro, ma lustro mi sembra che valga per 5 anni, quindi non vale. Sì, sì. No, quindi forse non era appropriata. No, scherzo a parte. Entro i primi 10 giorni, allora, di marzo partirà la nuova trasmissione che parlerà di letteratura. Luisa intervisterà scrittori / autori di case editrici che forse questa sera ci stanno anche ascoltando, anzi sicuramente, e quindi avremo veramente modo di, come dire, acculturarci, giusto sai, acculturarci anche da sotto questo fronte, no? È ottimo l'argomento musicale, perché sicuramente è anche quello più giovanile, se vogliamo, però sicuramente la letteratura può dare nel suo piccolo, tra virgolette, in questa sua trasmissione nuova, quel quid, ecco, questa è un'altra parola che ogni tanto tiro fuori. Cerchiamo di risvegliarlo. Esattamente, comunque a breve accalappiare persone. Scherzi a parte, no, sia sicuramente una gran bella trasmissione come poi questa di questa sera. Tornando a noi, passerei la parola a Luisa, e poi so che tu volevi salutare qualcuno. Dopodiché sì, puoi anche chiedere qualcosa. Anche dalla Germania. Ottimo. Nel senso, comunque c'è Anna stasera che
Mi permettete la saluto un attimo nella sua lingua? Ci proviamo almeno, perché non è che lo ricordi benissimo. Also, hallo Anne, wie geht's dir? Was du uns? Beh, possiamo tornare all'italiano se volete. È finito, tutto qui. Perché finché non ti risponde, come facciamo, ragazzi? Potevi fare un saluto un pochino più, non lo so, un po' più intenso di con dei messaggi, qualcosa, niente, basta, così. Pronti via. Dimana diese Nacht und wir können Ihnen Ihre Musik hören und come? Punto a capo, ottimo. Punto a capo, ottimo. Ok. Vabbè, ho capito, ora mi faccio un sigaro, va. Fai lo switch off, sentiamo, quindi passa subito all'italiano, perché io vorrei che tu finalmente potessi fare una bella domandina ai nostri cari ospiti di questa sera. Vai Luisa. Ok, dicevamo, cari Vimana, io sono rimasta incantata, uno, dal vostro sito web, perché pensavo di essere un attimo su Star Trek, una cosa simile comunque, perché è bellissimo, e ancora adesso sto giocando con il puntatore sopra i pianeti. E, grazie. Ho visto che, uno, c'è un menu bellissimo che sembra un circuito, e ho ascoltato poi la vostra canzone. Ora, perdonatemi se il titolo non lo dico bene, perché sono un po' rintornata anch'io stasera. È Volare o Volare Via o qualcosa di simile? O Per Volare, forse. Per Volare, ecco cos'era. Perché mi sono scritto il testo, ma non ero impegnato a scrivermi il testo più che il titolo. Ho studiato. Sì, più o meno. E ho una domanda, nel senso che il testo di quella canzone lì a un certo punto dice non è il caffè, il disgusto che provo non è colpa di questa tazzina, giusto? Sì. Ok, un punto l'ho preso allora. A cosa si riferisce precisamente? Allora, in pratica, senso comunque sembra un contesto di quotidianità che viene odiato. Scusa se mi intrometto un attimo prima che facciamo parlare i ragazzi, e colgo anche l'occasione, a questo punto mi allaccio per chiedere chi di voi scrive i testi. Eccolo. I testi li scriviamo un po' tutti, diciamo. Noi quattro che siamo qui questa sera siamo un po' gli autori delle musiche e dei testi. Un po' a noi piace mettere un po' ognuno un po' del suo contributo nelle canzoni, in modo da dare anche quella particolarità ai brani che solo con l'unione di tutti quanti può venire fuori. Tornando alla canzone di cui mi aveva chiesto Luisa, volevo un po' spiegare quello che voleva significare appunto quella frase. La frase legata appunto al disgusto che non viene dalla tazzina riguarda un po' una situazione emotiva che penso un po' tutti prima o poi abbiamo avvertito, che è quello di di essere presi un po' dalla vita di tutti i giorni in una maniera un po' troppo affannata, e quindi di non riuscire ad avere un po' una visione generale, e quindi di essere una situazione di disagio, insomma, un po' ansiosi, un po' disgustati da quello che ci circonda, e quindi anche certi gesti che sono usuali ci risultano un po' disgustosi, cioè di fatto non sempre è in questa canzone ho visto una metafora che mi è piaciuta un sacco. A un certo punto c'è questa metafora che è bellissima: prigioniero senza gabbia. C'è anche la mimica che la segue comunque, questo pezzo della frase. Sì, prigionieri senza pareti è un po' una sorta di essere prigionieri delle proprie abitudini, che ne so, che possono essere il lavoro, ma anche un po' lo stress della vita moderna, no? L'affannarsi a comprare sempre cose nuove, il correre sempre alla massima velocità e senza mai fermarsi, prendere un po' quello che sono gli aspetti più importanti della vita, legati agli amori, all'amicizia, alla propria individualità, alla voglia anche di sviluppare quelle che sono le cose che ci riguardano in prima persona e che possono farci crescere proprio individualmente.
Chiaro, chiaro. No, infatti, brava Luisa per la domanda e vabbè, altrettanto bravi ovviamente Vimana per la risposta, perché avete veramente reso l'idea. Una cosa che non esula un attimo da questo ragionamento, da questo discorso, è che prima abbiamo parlato del sito che io ho prontamente scritto sulla chat, se magari lo vogliamo anche dire a voce, Giovanni, e di Giovanni o Matteo, scusami, che le voci non le riconosco. Sì, io sono Giovanni. Ah, ok, allora... no, perché io poi... mi sembrava di aver detto giusto, ma sai, ogni tanto anch'io esco sì, ma anche noi facciamo gli scherzi, ci camuffiamo la voce in modo da è vero, uno si assenta, esatto. Allora, il nostro sito ufficiale è www.vimana.it ed è il nostro sito, sì, esatto, principale, adesso è il nostro ufficio ufficiale, ma comunque ci potete trovare anche su Facebook digitando la parola Vimana Enterprise dopo facebook.com, oppure anche su MySpace sempre scrivendo Vimana Enterprise, oppure su YouTube, ribadisco il concetto, sempre scrivendo Vimana Enterprise, scritto Enterprise dopo slash. Chiaro. E consiglio, al di là di vari MySpace, YouTube, Facebook e quant'altro, di guardare, se avete l'opportunità, cari ascoltatori, ma sicuramente l'avranno, il loro sito, perché è veramente originale, nel senso che mi ricorda molto una puntata di Star Wars guardandolo, e secondo me merita, al di là del sound che offrite, questo ormai l'abbiamo tessuto le vostre odi, ma non perché per fare un piacere, ma perché è veramente un gran bel sound, al di là del testo, e il sito è veramente notevole. Adesso, chi è che ha avuto l'idea di questo sito? Beh, l'idea è sorta un po' a me, ma dopo anche con Matteo mi ha dato l'idea di... Io ero partito con l'idea di fare un'ambientazione solo nello spazio, solamente con i pianeti. Dopo Matteo mi fa, ma perché non ci mettiamo anche l'Atlantide di un'astronave, che può sembrare di essere proprio a bordo di un'astronave? Adesso sono da lì, dopo... ci abbiamo lavorato un bel po' ed è venuto fuori quello che è uscito. Beh, dai, alla fine insomma, credo che sia un gran bel lavoro. Beh, grazie, insomma, fa piacere che abbiate apprezzato. No, veramente di tutto, scherzo a parte, è veramente originale, ci piace, cioè, almeno a me personalmente. Poi io sono uno che è cresciuto con Star Trek, Star Wars, quindi tutto ciò che è spaziale, e poi addirittura voi avete postato anche tipo video di avvistamenti UFO, mi sembra, da memoria, che ci ho guardato in settimana, è veramente pazzesco, nel senso che sono tutte cose che, insomma, come è sfondata una porta aperta, ecco. Poi insomma, tornando invece, ecco, ritorniamo un attimo sui nostri ranghi dopo aver dato qualche contatto, che comunque riprenderemo nel corso della serata per avere modo di conoscervi meglio, e quindi in rete, quindi non solo a livello locale, ma voi tra l'altro avete suonato un po', vedo che avete suonato in molti posti, dicevo, non solo a livello locale, ma anche insomma in rete, quindi tutti quelli che avranno modo di riascoltare o ascoltare la diretta o riascoltare in podcast questa puntata, faremo in modo, ecco, che il messaggio dei contatti, ecco, arrivi a destinazione, perché ripeto, un gran sound al di là dei siti eccetera eccetera. Tornando a noi, parlando dei degli album, perché questo qua è un aspetto che poi vorrei analizzare con calma, etichette discografiche, siete sotto qualche etichetta al momento? No, al momento no, noi ci siamo autoprodotti e stiamo sostenendo la nostra discografia in maniera autonoma. Siamo comunque presenti su iTunes, sui migliori negozi digitali, quindi chiunque può trovarci cercando Vimana, cercando magari, che non so, il nostro singolo, che è appunto Per Volare, ci potete trovare su tutti i negozi digitali principali. Ti faccio una domanda a bruciapelo, anzi vi faccio una domanda un po' a bruciapelo. Perché? Nel senso che, perché nel discorso delle etichette, tu mi dirai, beh, forse non ci ha contattato nessuno. Non è detto, nel senso che magari vi hanno contattato e l'offerta fatta magari non vi intrigava o quant'altro, perché andando a, documentandomi riguardo, insomma, il vostro storico, quindi i premi vinti, i riconoscimenti e quant'altro, mi sembra veramente anomalo, quantomeno, che
nessuna etichetta si sia avvicinata a voi, oppure avete avuto qualche contatto che non è finito bene? Beh, sicuramente abbiamo avuto dei contatti, abbiamo avuto anche modo di arrivare molto vicino a stabilire dei rapporti abbastanza consistenti, diciamo. Però ovviamente da un punto di vista anche artistico bisogna fare delle scelte. Ci sono sempre degli aspetti positivi e degli aspetti negativi che bisogna soppesare. Finora diciamo non siamo... Sì, esattamente, però è contro. Finora non abbiamo avuto nessuna proposta che ci abbia fatto firmare, insomma, quindi per il momento noi preferiamo, per il momento, continuare la via in modo autonomo, in modo preferite brillare di luce vostra anche. Non ho capito, scusa, se vuoi ripetere perché andate via un po'. No, dico, preferite brillare di luce vostra, insomma. Sì, come una stella, no? Visto che siamo in tema di spazio. questa te l'ha messa su un piatto d'argento. Sono un po' scontate, dai. Quelle un po' scontate che si tirano fuori. Vabbè, giusto. E parlavo appunto del riconoscimenti, premi e quant'altro. Ecco, vorrei fare giusto un accenno al riguardo, nel senso che sempre scartabellando su vimana.it, da quando vi siete conosciuti, adesso poi qua ci arriveremo come vi siete conosciuti, avete, insomma, come dire, inanellato una serie positiva di riconoscimenti, non solo locali, comunque insomma nel vicentino, il padovano, insomma in diversi contest musicali, giusto? Sì, abbiamo partecipato a qualche concorso, insomma non tantissime a dire la verità, comunque ne siamo riusciti ad arrivare quasi sempre nelle semifinali o quantomeno nelle finali, e abbiamo avuto anche le nostre grandi soddisfazioni piazzandoci anche ai primi posti. Ne cito alcuni, tanto per dirne uno: siamo arrivati primi al concorso musicale Suoni in Porto, di Porto Cruaro, provincia di Venezia. Abbiamo avuto riconoscimento come miglior voce a Rocchello, qui nel vicentino Montebello, e poi siamo arrivati anche secondi classificati al Festival del Garda, e insomma via via discorrendo. Chiaro. No, infatti, ripeto, già questo comunque rende un po' l'idea, nel senso che, sai, la musica purtroppo a volte non viene sempre valorizzata, cioè questo poi l'abbiamo visto tante volte con altre band che comunque erano bravi e capaci e magari non riuscivano ad arrivare, come dire, al punto, no? Invece voi, insomma, il vostro piccolo, tra virgolette, vedo che con cui state tenendo un bello spazio. Poi c'è da dire che guardavo che sono tutti più o meno locali, nel senso che, sai, Venezia, Padova, Vicenza, comunque sempre nel Veneto, e sarebbe una cosa che mi interessava sapere se poi effettivamente fuori da certi confini vi siete già mossi, vi state muovendo, avete comunque dei agganci. Noi stiamo adesso facendo una promozione radiofonica che sta prendendo piede su tutto il territorio nazionale con il nostro singolo Per Volare. Ovviamente la promozione è partita da dicembre, quindi siamo ancora sull'onda di questa promozione, e da qui penso che cercheremo anche di ampliare un po' il nostro raggio d'azione, per così dire. Abbiamo già in mente alcuni contesti in cui sicuramente parteciperemo, però insomma sì, adesso non voglio svelarvi la sorpresa, e quindi magari se vi interessa ovviamente potete tenervi aggiornati sui nostri siti, sui nostri contatti web. Chiaro, no, infatti sicuramente questo verrà fatto, cioè, insomma, come ci teniamo molto a mantenere sempre aperti i contatti con tutte le band che ogni lunedì ci abbiamo modo di ospitare, a cui diamo spazio nel nostro piccolo, poi, perché infatti è un web network che ha tanti agganci, abbiamo tanti agganci con case discografiche, artisti anche già affermati di una certa caratura, quindi è sempre bello mantenere i contatti e magari risentirsi anche, no? Dopo un anno e mezzo, sei mesi, perché vedere come stanno andando le cose, se il progetto mandato avanti sta come dire riscuotendo il successo sperato oppure no, insomma. Quindi ci teniamo veramente tanto, e sicuramente per quello che è adesso
anche un eventuale nuovo incontro, sicuramente saremo disponibilissimi come di consueto e ci terremo aggiornati sulle novità. Ecco una cosa, Luisa, vuole chiedere qualcosa alla band prima di mandare un brano? Luisa si è addormentata. No, Luisa, sei tra noi, Sofia. Cosa hai fatto? Ragazzi, ma io non dormo mai, tutti quanti con questo denigratore nei miei confronti, io non dormo. Hai avuto un momento di no, scherzo a parte, no, capiamo benissimo che quando si fanno queste trasmissioni, il bello e il meno bello della diretta è proprio questo, che e talvolta le cose non sono sempre lineari. Io volevo capire come mai siete così appassionati di UFO e spazio, se c'è qualcuno di voi che ha fatto studi particolari, avete queste curiosità quando eravate bambini, cosa vi ha fatto innamorare dello spazio e degli UFO, insomma? Vabbè, allora adesso ci costringi a svelare l'arcano. Sì, vi costringo. I nostri segreti. Effettivamente noi non siamo umani, ma siamo bensì degli alieni. Lo sapevo! Purtroppo, sì, me l'hai tirato fuori dalla bocca, niente, adesso ci siamo svelati. Degli alieni con la cadenza veneta, però. Vabbè, devono pure adattarsi, no? Hai ragione. Per mimetizzarsi meglio. Siete alieni del nord-est, no? Vedi, Luca, perché io li vado a cacciare, cioè, con i bastoncini come quando si va a cercare l'acqua, capito? Ma posso dire una cosa? Guardate che la questione UFO è una questione molto seria, eh? State parlando con uno molto interessato di queste cose. Se ne sono accorti a livello mondiale, che poi è una cosa che esiste già dal 47, che c'erano le agenzie. Da prima, anche, magari qualche migliaio o milione di anni fa, ma vabbè, questa è un'altra storia. Ma no, ma di quelle che si è accorte che si sono interessati veramente alla cosa. Vabbè, comunque lasciando questo, volevo dire, ma volevo sapere dai ragazzi, dai Rimana, se posso farvi la domanda, no? Perché cioè, avete qualche appuntamento, qualche concerto prossimo, l'avete detto, mi è sfuggito, perché sapete che io ho l'Alzheimer, quindi ho bisogno sempre di ripetizioni su queste cose. Traduco la domanda, nel senso, Saius vorrebbe sapere se avete qualche data imminente, perché e dove? Tengo a precisare che l'amico Gianluca, che questa sera è malaticcio, vedo che ti sta ascoltando e mi sta riempendo la chat di domande, no, scherzo a parte. No, visto che lui di fatti, io no, perché abito in provincia di Modena, ma sia Saius che di Treviso, sia Gianluca, e appunto sempre di quelle aree geografiche, magari sarebbe molto curioso anche di sentirvi dal vivo, perché voi mi rammenterete, mi ribadirete il concetto che la musica dal vivo è sempre eccezionale. Quindi la domanda infatti è proprio questa, se avete qualche data imminente. Beh, al momento stiamo preparando il sulla terra video. Sulla terra, no? Certo. Adesso attualmente stiamo preparando il nuovo video per il secondo singolo, quindi per il momento abbiamo posticipato i nostri concerti alla primavera o comunque verso l'estate. Appunto adesso siamo un po' impegnati, quindi non riusciamo a gestire anche delle date live, sono qualche sporadica data che abbiamo fatto in questi primi mesi dell'anno, ma appunto per riuscire a gestire al meglio le cose abbiamo dovuto posticipare un po' verso la primavera estate. Perfetto. E prima di farvi un'altra domanda anch'io, e sai, se vorrei mandare un brano, visto che sono già le 11:10, il tempo sta volando, tanto per cambiare, ormai siamo abituati a questo, e quindi ti chiedevo appunto se volevi un attimo. Esatto, infatti sai, siamo un network che dovrebbe mandare sempre musica, ma effettivamente poi succede che non ne mandiamo mai. È una cosa che capita. No, prima di mandare il brano, volevo ricordare un appuntamento importante per domenica 3 marzo. Importante. Lo faccio dire dalla mia tata, va bene? Anche no, grazie. Allora, no, c'è un appuntamento. Appuntamento importante. Non è complicato se ci pensi. Allora, domenica 3 marzo alle ore 18 presso Villa Wasserman
a Giavere del Montello, qui in provincia di Treviso. Quindi tutti gli amici trevigiani, insomma, in provincia che ci ascoltano, sono pregati di andare domenica 3 marzo alle ore 18, c'è un concerto corale. Scusa, però sono pregati, perdonami, poi mi sembra la tipa che ti dice di spostare la macchina, no? Sì. Siete pregati di spostare la Opel Astra? Cioè, siete pregati di andare a vedere questo concerto? Siete invitati, siete tutti invitati, ecco, prego Staiuz. Ma posso parlare a modo mio, se non si può, andare a ascoltare questo concerto corale di musica popolare italiana e bulgara. Allora, ci saranno il coro e il Scarpon del Piave, diretto dal maestro Marco Girardi, e poi l'ensemble femminile di canti popolari bulgari, e gli Manema, quel gruppo qui trevigiano. Sì, dimmi. Luca. No, scusami, non volevo interromperti, solo che mi è scappata. No, sto dicendo, ricordiamo infatti i Manema che erano cappeggiati dalla grande amica Sabina Angelova, e che appunto saranno anche loro andranno in scena in questa bellissima villa che io non so dove sia perché non è delle mie parti, non è delle mie zone, ma chi c'è stato dice, mi dicono che sia veramente una cosa eccezionale. Molto bello. Quindi vale l'evento, solo la location, poi ovviamente la musica che è fantastica, giusto Saiz? Certo, ma la cosa molto importante che mi preme dire di tutto questo è che presenterà questi concerti il grande Gianluca Mancuso, il grande Gian, quindi una ola per il Gian che avrà questo. Ok? Guarda, detto questo, l'ho fatta adesso. Detto questo, io diressi quasi quasi, ti piace il mio diressi? Ottimo. meglio di importante. Ecco, vi faccio sentire di Zero Certezze Maria. Ok? Ci siete? La volete ascoltare? Se no, ditemi un sì. Ma una è una preghiera o una canzone, scusami? Ascoltala e vedrai. Anzi, va bene, ascoltiamo. Okay. E vai con Maria di Zero. Sì, il gruppo mi sembra si chiama Zero Certezze. Come quelle che tu mi dai. Io non do certezze. Appunto. Maria, è partito. Adesso non ho caso se ti sto scrivendo più spesso. Maria, ricordo i nostri balli al suono della tua voce, sentirmi come un fiume senza foce, vorrei restare con te a parlare ore ed ore, vorrei una musica da ricordare senza parole. Maria, vorrei sapere se i comunisti vanno in cielo per poi cadere. Dimmi che mi guardi da lassù, però non sarò sempre la persona generosa che volevi accanto a te. Sono io ciò che rimane del tuo ultimo sorriso, sdolcinato canta storie e una storia che non so. Dove sono i tuoi ricordi, persi con il tuo dolore? Non c'è modo per cucire tutti i fili col tuo nome. Mi dicevi che farai quando io non ci sarò. Scriverò delle canzoni, non lo sapevo, ma ora so. Vivo, lo condivido e lo sottoscrivo. Maria, il tuo nome è sempre scritto sopra il mio cuore, e dai miei gesti e le mie parole vorrei restare con te a parlare ore ed ore. Vorrei una musica da ricordare senza parole. Più spesso dimmi che mi guardi da lassù, però non sarò sempre la persona generosa.
che volevi accanto a te. Sono io ciò che rimane del tuo ultimo sorriso, cucinato canta storie e una storia che non so. Dove sono i tuoi ricordi persi con il tuo dolore? Non c'è modo per fuggire tutti i fili col tuo nome. Mi dicevi che farai quando io non ci sarò. Scriverò delle canzoni, non lo sapevo ma ora so, so. Buonasera a tutti, eccoci ritornati su Science Web Network. Siamo in compagnia dei dei Vimana. La tosse. Non ho capito come si chiama il gruppo, scusami perché non è arrivato bene. Come si chiama questo gruppo? Fammi sapere. Dei Vimana, scusatemi. Siamo in compagnia dei Vimana. No, no. Ma sai perché? Perché faccio fatica a scriverlo in chat. Faccio fatica a scriverlo in chat quello che hai detto. Il cough cough, molto esatto. Esatto. Ecco. Ah, ecco, cough cough. Cough cough, ecco. E siamo in compagnia di Vimana, se me lo fate finire di dire. È un gruppo veneto che suona musica rock e che ha un certo fascino del forestiero, insomma. Forestiero, non vogliamo dire di dove, fuori dalla terra. Cosa stai dicendo? No, scherzo a parte. I nostri... Ma è incredibile, no, scherzo, dai. Vai, il cough cough, ti è andata l'acqua sì. Di traverso? No, ma non è un problema. No, scherzo a parte, Vimana, questa sera sono nostri ospiti, ci stanno facendo, sono veramente carinissimi. Sono quattro, non sono tutti, perché ricordiamo che manca sempre, direi, mi sono dimenticato chi, Francesco, se non sbaglio, o Daniele. Daniele. Ah, Daniele, porca vacca, sapevo che mi sbagliavo, mi sono incartaciato anch'io. No, vabbè, salutiamo appunto Daniele che questa sera non è con noi, ma comunque insomma siete 4 su 5, direi che come dicevamo è una gran bella media. Un rock italiano appunto perché cantano solo in lingua italiana e questo secondo me è anche un merito di questi tempi, è un vanto. E ci stavano appunto dicendo come i riconoscimenti, no, raggiunti, dove suonano, le prossime tappe eccetera eccetera. Quello che però non ho ancora capito, ma perché non ve l'abbiamo chiesto, che generalmente lo si fa all'inizio, cioè chiedervi come vi siete incontrati, nel senso che infatti non siete nati Vimana, c'è stato anche un processo, no? Ognuno ha portato il suo bagaglio di esperienza, giusto? A chi lo chiedo? Dai, chiediamolo a Francesco. Mi sento un po' a salti. Si era addormentato. No, la verità è che si era appisolato, no? Perché non pensavo che l'avreste interpellato, pertanto l'avete preso un po' in contropiede. L'ho fatta apposta perché sapevo benissimo che lui ha detto: dai, stasera vado lì, timbro il cartellino, poi basta. E invece ha detto: sai che c'è, lo chiedo a Francesco, che è quello che adesso, poi dopo ne rimane un altro che non ho sentito ancora, e dopodiché, quindi l'altro già sa che deve tenersi pronto. No, dai, scherzo a parte. Comunque ti rifaccio la domanda perché ovvi motivi, per ovvi problemi, insomma, dovuti a Skype, alla rete, talvolta la diretta arriva bene, ma tra di noi facciamo fatica a comunicarci. No, difatti voi tutti da dove provenite? Quindi che esperienze avete avuto prima di essere Vimana? Beh, allora io parlo dal, diciamo, l'ultimo arrivato, perché sono nel Vimana da un paio d'anni alla fine.
lontano 2010. E, le esperienze sono abbastanza varie. Nel mio caso, come tutti, avevo cominciato agli esordi con delle chiaro classiche cover band. Nel mio caso appunto in particolare classiche come band rock, Guns N' Roses, Metallica, veramente erano i pezzi che ti facevano un po' avvicinare allo strumento, appunto alla musica concepita in un certo modo, e anche al modo di comunicare, sì, e di suonare insieme ad altre persone, quindi ad esprimere appunto la musica insieme. Queste sono delle tappe fondamentali che penso appunto chi ci ascolta condividerà. Poi chiaramente, appunto essendo l'ultimo arrivato, chiaramente mi sono inserito nel contesto Vimana, e nel modo di vedere la musica Vimana, e l'ho fatto anche un po' mio, e anche ho cercato almeno di apportare le mie idee, il mio background, sì, alla musica di Vimana. Chiaro, chiaro. E tra l'altro, sentendoti parlare, non per farmi affari tuoi, ma tanto siamo dei maschietti, quindi non ci offendiamo. Ma tu quanti anni hai? Io ho 37. Quindi comunque hai, anche dal punto di vista anche anagrafico, insomma, un'esperienza di un certo tipo. E gli altri ragazzi non gliel'ho ancora chiesto, glielo chiederemo, ma tanto per far capire che comunque non stiamo parlando di 5 ragazzetti di 16 anni che hanno preso la chitarra in mano l'altro giorno, che magari hanno anche talento, per amor del cielo, che però non hanno ancora proprio quella, non sono così scafati come potete essere voi per ovvi motivi proprio di esperienze, giusto? Sì, abbiamo tutti un'età matura, esatto, dei ragazzotti cresciutelli. Dei ragazzotti cresciutelli, grazie, dei ragazzotti, dei bambinoni. Dei bambinoni, ecco, possiamo definirci così. Esatto. E prima di farvi un'altra domanda, volevo girarvi una domanda che ci hanno fatto in chat. Ce la fa l'amico Walter, che infatti l'avevo perso già da un'oretta, che vedete, Walter ci sta ascoltando dall'inizio dell'anno, ci sta ascoltando sempre, fantastico. L'amico Walter, che anche lui è un artista, quindi vi capisce appieno. Mi chiedeva chi scriveva i testi, l'avete detto prima, nel senso che ognuno dà il suo contributo, se non sbaglio. E le musiche invece non ricordo, o forse non l'abbiamo detto. Anche la musica, alla fine, chiaramente si parte da un'idea, da un concetto che vogliamo sviluppare, e poi chiaramente lo si porta, si sviluppa insieme. Ognuno porta del suo e cerca di approfondire questo concetto con il suo strumento. Chiaro. E tra l'altro Walter vi faceva prima, direi un'oretta fa, cioè all'inizio della trasmissione, no, forse sì, mezz'oretta fa, vi faceva anche un complimento, immagino fosse un complimento, ma sicuramente, proprio per il discorso dei testi, nel senso che lui diceva che, li riporto pari pari, l'inglese è più musicale, l'italiano è anche più difficile, quindi aver approcciato questa scelta di cantare in italiano è bella, meno personalmente l'abbiamo tutti presa bene, perché è la nostra lingua, no? Quindi riusciamo veramente a capire anche i testi, ascoltarli con una maggiore attenzione. Però è anche vero che mettendomi nei vostri panni, io non sono un artista, ma mi risulta anche abbastanza semplice lo stesso, mettimi nei vostri panni per capire che scrivere in italiano veramente non è facile come farlo in inglese, se poi si conosce la lingua, proprio un discorso che è meno musicale, se vogliamo, giusto? Poi non so se sì, diciamo che esprimere, per assurdo, esprimere certi concetti in lingua italiana, o meglio, esprimerli musicalmente in lingua italiana, a prima chito ha una certa difficoltà. Poi chiaramente, essendo appunto italiani, riusciamo a trovare il modo più musicale per
per esprimerli, perché cioè, per noi la voce è il quinto strumento, alla fine deve inserirsi armonicamente nella melodia, e quindi per noi il pezzo è concluso quando tutti e cinque gli strumenti sono effettivamente amalgamati in sé nel pezzo. Sì, chiaro. E chiedevo una cosa a Luisa, volevi chiedere qualcosa magari all'amico Michele, che secondo me l'abbiamo lasciato un attimo in disparte. Eccoci qua. Michele, ciao ragazzi. Michele, te l'aspettavi? Quello scomparso. Michele è andato a farsi una birretta, come me la sono fatta anch'io, quindi no, scherzo a parte. Luisa, volevi chiedere qualcosa all'amico Michele, che tra l'altro credo che sono il basso tu, Michele, mi sembra. Sì, esatto, anch'io provengo dall'esperienza di Les, ho sperimentato un po' tutti i generi musicali e dopo sono approdato qua con i nostri amici di Mara, con i miei amici di Mara, e posso il mio cammino. Fra l'altro, una cosa che vorrei aggiungere io, che sono Giovanni, sì? Michele è il nostro guru, nel senso che lui che è il più ferrato per quanto riguarda l'argomento spazio, l'argomento alieni. Infatti è lui che mette le notizie anche nel nostro sito, quelle che riguardano prettamente gli alieni, che si tira guaglia spesso su alcune informazioni che non sono comuni. Ragazzi, qui a Giacobbo gli fate un baffo proprio, comunque. Giacobbo. Cioè Giacobbo che vi fa un baffo a voi. Non vi vede neanche. Diciamo che mi piace di sperimentare anche avere una visione della vita anche un po' da un lato diverso. E una cosa, quindi diciamo che tu, Michele, sei quello che si guarda Discovery Science su Sky, no? Sei quello che c'ha l'abbonamento ai documentari, giusto? Un documento. No, questa l'apprezzo, nel senso che comunque. Quali sono le tue fonti allora? Ecco. Oltre a quelle governative della CIA, dell'area 51, cose vai. Tutto questo, io penso che di quello che noi possiamo vedere e sentire ci sia anche tutto un altro mondo da poter scoprire, no? Allora tu vai a informarti e scopri di quelle cose che veramente sono al di fuori delle nostre della quotidianità. Sì, se tu vai alla ricerca già con basta che tu ti metti sul web e puoi scoprire tantissime cose che vengono nascoste. Infatti sui nostri testi qualcosa noi la buttiamo lì, nel senso che vogliamo metterlo come una cruce nell'orecchio all'ascoltatore e pungolare la curiosità. Forse quello che ti dico non è proprio tutto così. Pulce nell'orecchio è veramente una cosa che veramente, ragazzi, voi sfondate una porta aperta questa sera, perché pensavo a Saiuz, che questo network, ma prima ancora il mio blog, che tra l'altro adesso sto curando molto meno per il tempo che dedico al network, e nasce quasi con questa intenzione, nel senso di affrontare tematiche varie, nel senso anche con gli altri programmi che stiamo facendo eccetera, per veramente creare una sorta di base informativa nella quale poi uno man mano, se vorrà, si documenteranno per conto proprio. Poi intanto mettiamo appunto questa pulce all'orecchio, ti rubo la frase, proprio perché è giusto che l'idea, cioè, come ti posso dire, la base te la diamo, no? All'ascoltatore la diamo, poi dopo man mano uno, se vorrà, si documenterà su certi argomenti piuttosto che su altri eccetera. Quindi mi piace molto questo tuo modo di esprimere questo concetto, nel senso che rende veramente l'idea. Ottimo. Infatti per il mio blog, di cui non ne parliamo mai, che è guardiamocilespalle.blogspot.com, guardiamoci le spalle proprio perché è il voler mettere una pulce nell'orecchio al consumatore medio, quindi si parla di tutt'altro, non si parla di musica, ma si parla di informazione essenzialmente, e affinché il consumatore medio appunto apprenda l'informazione basilare, dopo magari se gli piace, se si interessa, si documenterà, e quindi magari si parlano di argomenti tra i più disparati dove magari purtroppo, ripeto, il consumatore medio, l'utente abituale, incappa in truffe o dovute appunto alla disinformazione, alla non informazione. Pulce all'orecchio è un bel
È una bella frase, sai, cosa dici? Rendi l'idea. Beh, certo che rende l'idea. Ha sì, tormentato anche lui. Scusami, prego, prego, scusami, ti ho interrotto. Sì, no, dicevo appunto che noi, fra l'altro, l'ultimo album che abbiamo realizzato, in realtà apparente, è proprio su, sui concetti che, di cui abbiamo parlato fino adesso. Noi stiamo, abbiamo cercato appunto di creare una sorta di filo conduttore tra i brani, proprio per cercare di risvegliare un po' quelle che sono le cose, sì, di incuriosire, risvegliare un po' la curiosità nelle persone, in modo da non prendere per oro colato ciò che ci viene detto attraverso i media, attraverso i canali di informazioni tradizionali. Risvegliare, no. Esatto, risvegliare le coscienze, esatto. È una cosa che è quasi il diktat, no? È lo slogan, o comunque la frase di apertura di questo network, giusto Saiuz? Beh, certamente, ormai no, persa. No, non l'avete persa. Noi, ragazzi, scusami che ti ho interrotto, però mi hai dato un altro spunto. Non mi avete perso, ragazzi. Mi dovremmo della lingua, ma non mi avete perso. Lo sai che non mi perso? Certo, in radio mi ascoltano, sai, è con voi che non mi faccio sentire. No, volevo chiedere una cosa ai ragazzi, se è possibile. Ma hai sentito quello che hanno detto o ti eri perso? No, non mi sono perso. La parte ultima, soprattutto il risvegliare, no, le coscienze, che ha sempre avuto sto pallino io, perché le persone hanno una coscienza, però molte volte si assopisce, si addormenta questa coscienza, oppure viene indotta a dormire la coscienza, e quindi ci vuole sempre qualcuno che rammenti qualche cosa, che la risvegli. Comunque volevo fare una domanda prettamente musicale, cioè non volevo parlare di questo io con i ragazzi, perché so che i Vimana hanno vinto anche, hanno avuto anche dei riconoscimenti. Si può parlare dei loro riconoscimenti, che sono molto importanti? Sei fantastico, sei eccezionale. Ne abbiamo parlato. No, a me quello che interessava approfondire il discorso, non tanto in generale, è il fatto che hanno avuto quel premio per la critica come miglior voce. E quindi questo riguarda anche il cantante più che altro, no? Giusto? Ma che devo dire, probabilmente è stata una bella serata, non è stata una performance che mi è piaciuta, allora mi hanno premiato. No, a parte gli scherzi, diciamo che personalmente non ho un cantante al quale mi ispiro, forse perché magari ho una mia timbrica che è difficile magari da ritrovare, da associare a quella di qualche cantante famoso, anche se a me personalmente come voce maschile italiana sicuramente quella che mi piace di più e che ritengo la miglior voce attualmente è quella di Francesco Renga. Lo considero quasi una macchina perfetta, che un personaggio che ha un controllo spaventoso della voce, live o studio non fa differenza. Sicuramente è dotato sia in termini di tecnica che espressività. Mi piacerebbe poter arrivare a determinati livelli, intanto insomma ci divertiamo a cantare con i Vimana. Ho capito. Perfetto. No, ma questo, perché molte volte uno ho posto la domanda perché mi ha incuriosito, no? Non solo la vostra musica, vabbè, se ne è parlata, no? Prima. Ma la questione è proprio la voce, proprio il cantante, la voce che mi ha incuriosito, questo aspetto di questo premio. Perché la critica, insomma, la miglior voce, insomma, è che è stata che Rocchello che va premiato, qual è Luisa, la manifestazione? Luisa, scusate, Luisa, la verità, e tu già sai qual è, che sai, ci ha letto la prima riga, e quindi è vero, no? No, sto scherzando. No. Sto scherzando, è andato in fondo. Io anzi voglio suggerire agli amici che ci ascoltano di andare sul sito di Vimana, perché è fatto molto bene. Oltre che è bello, ma lasciando stare, è molto bello quel fatto dei menu con i pianeti.
e andate nella parte dove c'è il significato, la biografia, ma soprattutto il riconoscimento, perché ne hanno avuti diversi. Se ne è parlato prima, sono d'accordo, però un gruppo che riceve dei riconoscimenti è sempre un qualcosa di bello, cioè vuol dire che il loro lavoro viene premiato, viene premiato, cioè, viene fatto qualche cosa di importante. Se vi va, io vorrei anche avere piacere di ricordare eventualmente le coordinate nella rete dove ci potete trovare. Vi ricordo il nostro sito è www.vimana.it e lì potete trovare tutte le novità che ci riguardano, discografia, foto, le news. Oltre ad essere presenti nei principali social network, siamo presenti su Facebook sia come pagina artista che come gruppo. Abbiamo il nostro canale YouTube dove potete vedere il nostro primo video e a brevissimo anche il secondo, il primo video per volare, già cliccatissimo, oltre che su Twitter e MySpace, piuttosto che Reverb Nation, sempre sul link Vimana Enterprise, Vimana Enterprise. Bene, sì, ovviamente che lo stavi... Esatto. Ovviamente dal sito principale voi potete accedere a tutti i vari social e tutti gli eventuali ulteriori link dove siamo presenti. Ecco, volevo precisare una cosa riguardo alla voce in cui ribadiva appunto il concetto Science. Forse una cosa che ci caratterizza molto la voce è il fatto che è abbastanza unica, non è associabile o simile a tanti altri cantanti, e questo forse è un po' la caratteristica principale che ha reso possibile anche ricevere il premio di cui si parlava prima. La peculiarità di quella voce, sì. Sì, è una voce identificabile fra moltissime altre, e questo per noi, secondo noi, è un punto di forza. Molto bene, allora... scusami Luca, volevo ribadire www.vimana.it. Sul sito dei ragazzi di questo gruppo, in Vimana, trovate tutte le informazioni e tutti i link di collegamento con i vari social network, dove potete scoprire tutto. Esatto, perfetto. Ovviamente Vimana Enterprise su Facebook e anche su YouTube, e mettete mi piace, seguiteli, perché comunque avrete un attimino modo, cari ascoltatori, di cari amici, di avvicinarvi a questa band che sta veramente regalando un po', perché hanno una certa esperienza non solo anagrafica ma proprio di musicale. Ci stanno veramente regalando un'ora di emozione che è troppo, però messaggi ci stanno passando un gran bel messaggio per quello che riguarda sia i contenuti dei loro testi, sia perché appunto sono in italiani, quindi a parte il sound che è ottimo, la voce, come diceva anche Mazzeo, è molto pulita, quindi è orecchiabilissima, eccetera, e in più i testi appunto sono in italiano. Bene. Una cosa che non vi ho chiesto, che vorrei chiedervi invece, è che è importantissimo, parliamo di album. Album, come dicevamo, voi vi autoproducete i vostri dischi, comunque sono acquistabili su tutti i canali in rete più famosi, quindi iTunes, eccetera, eccetera. E adesso come album come siamo messi? Cosa ci abbiamo in giro? Beh, attualmente siamo in promozione con il secondo album, intitolato Realtà Apparente. 12 brani di elettro prog rock cantato in italiano, sì. Un disco che sostanzialmente si contraddistingue per i ritmi incalzanti e vorrei dire a volte atipici. Le melodie sono, senza falsa presunzione, sono orecchiabili ed insolite e direi anche radiofoniche, oltre ad esserci dei testi che a mio avviso anche la critica degli ascoltatori sono a detta di tutti apprezzabili e profondi. Noi stiamo promuovendo questo secondo album dopo che nel 2007 era uscito il nostro primo lavoro, il nostro CD d'esordio intitolato 2012, e quindi già al tempo noi eravamo interessati a un certo tipo di argomenti. Sì, infatti.
si può credere o no alle profezie Maya, questo è stato un argomento che ci ha sempre interessato e ci ha affascinato. E quindi ancora molto prima che si muovesse tutto questo circo mediatico relativamente al 2012. Anche 2012 è stato un album con una decina di brani, anche lì i testi invitavano alla riflessione, un messaggio positivo, perché comunque eravamo e lo siamo tuttora convinti che 2012 non sarebbe stata la fine del mondo, ma anzi l'inizio di un nuovo tempo, di una sorta di nuova era, di un cambiamento positivo. E quindi adesso proseguiamo con la promozione di Realtà Apparente. Vi ricordo che potete ascoltare il nostro primo singolo estratto, Per Volare, lo potete ascoltare e vedere anche il video su YouTube, sul nostro canale. Perfetto. Vorrei chiedervi altre cose, ma ve le chiedo dopo un brano, perché vedo che ormai da un pochino che non spezziamo un attimo la trasmissione, come è giusto fare, perché sennò non facciamo mai sentire musica. E dopodiché ritorniamo subito in diretta web radiofonica, che vi do chiedere anche alcune cose relativamente proprio all'ultimo album e a quello precedente, perché c'è una cosa che mi ha lasciato un attimo perplesso, ma ve lo dico subito dopo il brano. Sai, se volevi far partire. No, volevo dirti una cosa, perché non fai lo spot di Barla Gianluca per domenica, dato che ti sei lamentato come l'ho fatto io, quindi... Ma io non faccio spot, no, scherzo a parte, ricordiamo allora che il nostro... Pitico Gianluca! Ecco, appunto, lo fai così, però no, No, il nostro caro Gianluca, che questa sera ci ha fatto questa improvvisata in un fuori onda, perché come dicevamo non è al top della condizione. E cosa farà lui? Cosa farà Saius di bello? Cosa presenterà relativamente a questi concerti che si stanno. Buonanotte, domani se lo facevi tu. No, scherzi a parte. Concerti 2013 presso questa villa. Che come si chiama, Saius, questa villa? Tu che l'hai detta tanto bene? Wasserman. Questa villa Wasserman, il 3 di marzo alle ore 18. E cosa andrà di scena questo concerto corale, musica popolare italiana e bulgara? Saranno presenti tra gli altri anche gli ospiti, cioè gli Manema, che sono stati ospiti qualche mese fa, cappeggiati dall'amica, mi sfugge il nome, Sabina Angelova. Sei fantastico, io voglio il gobbo, io ti voglio come gobbo, fammi un po' di gobbo, caro. Sei un ottimo gobbo. Aspetta, e dove è presente questa villa? Giavera del? Giavera del Montello. Ah, Giavera, non Giavera, vedi? Si vede che non sono veneto io, No, dai, scherzo a parte, domenica 3 marzo, dai, ora eravamo ironici, poi dopo Gianluca si arrabbia, no? Domenica 3 marzo alle ore 18, questo concerto corale dove appunto andrà in scena la musica popolare italiana e bulgara alla villa Wasserman di Giavera del Montello, provincia di Treviso, presenterà quel simpaticone, quel pazzo scatenato, sarebbe meglio dire, di Gianluca Mancuso, che, come dire, conoscendo il soggetto, ho paura che sarà lui l'attrazione principale di questa serata, però sicuramente lascerà lo spazio a quella che è l'argomento centrale di quella giornata, ovvero la musica. Cosa importante, ci teniamo sempre a dire, noi cerchiamo di promuovere la musica in tutti i suoi aspetti, nel nostro piccolo ovviamente. In questo caso noi abbiamo questa collaborazione del tutto gratuita, senza scopo di lucro, tra le altre cose con Imanema, con Gianluca eccetera eccetera, quindi ci teniamo veramente a spargere la voce, divulgare il verbo per quello che riguarda l'aspetto musicale, e di conseguenza veramente invitiamo tutti domenica 3 marzo alle ore 18 ad assistere a questo bellissimo concerto corale che io ho sentito giusto un assaggio qualche tempo fa da parte degli Imanema, meritano veramente tanto. È uno stile di musica, ovviamente non è rock, non è un pop, tutt'altro, però vi posso assicurare che meritano veramente veramente tanto.
allora, tornando a noi, caro Saiuz, cosa ci fai ascoltare invece, tornando un attimino sulla musica non proprio corale? No, no, questa è vero che, come avete notato, vi ho fatto ascoltare solo brani italiani. Adesso vorrei mandare un brano dal titolo Io dico basta dei Dope, Dope, D-H-O-P-E, è scritto, ok? Va bene? Il mio inglese. Tu puoi fare tutto quello che vuoi. Ah, va bene, ti ringrazio. No, perché aspettavo subito, diciamo, la tua critica. No, dato che io ho studiato a Oxford, quindi sai benissimo dopo, che insomma, dopo la mia pessima presentazione con Giavera piuttosto che Giavera del Montello, direi che puoi dire tutto quello che vuoi. Posso dirlo. Allora mandiamo sto brano, Io dico basta di Dope. Non l'ho mai ascoltato, lo ascolterò per la prima volta insieme a voi, cari amici. E vai. Spero non dicano parolacce. No, no, e vai, lo mandiamo subito. Anzi, è partito. Va bene? Ottimo. Ritorniamo di nuovo qui per queste battute finali di questa ennesima puntata di Provvisoriamente ti compari più uno. SaiusWebNetwork.net, questa sera non l'abbiamo detto abbastanza, ospiti Vimana, SaiusWebNetwork.net, ricordiamolo, e se non ci avete, ormai siamo quasi alle battute finali, se non ci avete ascoltato sul sito principale, fatelo, perché c'è la possibilità, come qualcuno ha fatto questa sera, di interagire con noi, con i nostri ospiti, meglio ancora, e mediante quella chat posta sulla destra dello schermo. Quindi mi raccomando, ragazzi, poi le prossime volte, perché ormai, ripeto, siamo quasi alla fine, vi invito veramente di partecipare attivamente alle nostre dirette per
fare qualche domanda agli ospiti che di volta in volta andiamo appunto a accompagnare per queste serate. Eravamo rimasti all'ultimo album pubblicato, autoprodotto, precisiamo, da Vimana, e mi ha lasciato perplesso. Dicevo che voi avete fatto un album, lo chiediamo a Giovanni, dai, torniamo un attimo indietro. Mi ha lasciato perplesso il fatto che questo album sia stato pubblicato quest'anno, mentre e quello precedente, che si chiamava 2012, è stato pubblicato nel 2007. Quindi sono passati un po' di anni e mi chiedevo come mai c'è stata questa pausa. Beh, non è che abbiamo aspettato per chiaro. A pubblicare nel 2012, perché così andavamo a fare il tondo con il titolo del primo album. C'è stata una pausa perché abbiamo nel frattempo, noi originariamente siamo partiti in quattro come formazione, ovvero voce, chitarra, basso e batteria. Dopodiché abbiamo realizzato il primo album, appunto il 2012 intitolato, sì. E dopodiché abbiamo voluto inserire nella nostra equipe anche un quinto elemento, in quanto volevamo ampliare la nostra sonorità, la nostra gamma sonora, e dare un aspetto più elettronico al nostro sound, e quindi la ricerca di una persona che si adattasse un po' alla nostra mentalità, alla nostra voglia di creare musica, al nostro feeling, diciamo, ha richiesto un po' di tempo, e dopo c'è stato anche un po' c'è stato molto lavoro per questo ultimo album, per realtà apparente, e in quanto abbiamo cercato di dedicare, e penso ci siamo anche riusciti, abbiamo voluto dedicare molto, molto tempo, molta attenzione sia ai testi di cui abbiamo ampiamente parlato, sia alle musiche, in quanto abbiamo cercato di curare tutti gli arrangiamenti. Chiaro, chiaro. E a questo punto ti vorrei chiedere, ma lo chiedo veramente a tutti, a questo punto siete partiti, dicevamo, un po' da lontano, nel senso che ognuno col suo bagaglio di esperienze, non solo musicali, artistiche e quant'altro. Avete fatto un album, adesso con quest'album forse avete anche, raggiunto un livello, uno stadio successivo, no? Per quello che riguarda la musica che potete offrire. Quindi avete fatto un bel tragitto. Dove volete arrivare adesso? Beh, ovviamente adesso ci stiamo mettendo, nella condizione di poter cominciare a prendere velocità, insomma. Abbiamo preparato la nostra macchina, la nostra astronave, abbiamo guardato come sono i motori, se funzionano alla grande. Adesso che abbiamo fatto il nostro secondo album possiamo finalmente decollare, insomma. Abbiamo infatti intenzione di continuare, ci stiamo già mettendo al lavoro per i nuovi brani, e penso che, insomma, la strada si è tracciata, quindi basterà solo percorrerla. L'immagine che ci hai dato è veramente ottima, nel senso che avete imbastito, no? Questa navicella, adesso dovete solo premere l'acceleratore e partire via, dare gas. E, Luisa, vuole chiedere qualcosa ai ragazzi prima di lasciarli con i saluti finali? Luisa, ovviamente ogni tanto ha i suoi momenti di defiance, ma non è un problema. Vorrei fare la stessa domanda a Sayuz. Bene, ragazzi, io prima di chiudere volevo far ripetere le cose importanti dei ragazzi, importanti, che sono i loro indirizzi, il sito. Cioè, io ribadisco sempre che ricordare queste cose sono sempre molto importanti, perché devono rimanere nella mente delle persone che devono andare a visitare il sito e soprattutto interagire con i ragazzi. Soprattutto se andate su Facebook, andate a mettere sulla pagina dei ragazzi mi piace e ascoltate i brani. Non ho domande effettive per loro, voglio solo far ripetere loro le loro coordinate, ecco. Sì, allora ne approfitto, ripeto, il nostro sito ufficiale è www.vimana.it, oppure, come diceva il buon Sayuz, ci potete trovare su Facebook cercandoci come Vimana. Siamo presenti come gruppo e anche come pagina artista,
Si può arrivare direttamente digitando www.facebook.com e dopo lo slash scrivendo Vimana Enterprise, scritto Vimana Enterprise. Gli altri link che abbiamo sono myspace.com/Vimana Enterprise, oppure il nostro canale YouTube, youtube.com/Vimana Enterprise. Poi comunque ci potete trovare anche su Twitter, come Vimana underscore band, oppure su Reverb Nation, sempre digitando dopo la slash Vimana Enterprise. Naturalmente i nostri album sono trovabili, sono reperibili sul web, sui canali digitali, sui negozi digitali, scusate, su iTunes, su Music, su tutti i principali canali e negozi digitali. Ecco, credo di aver detto tutto. Se volete anche scriverci direttamente, lo potete fare all'indirizzo info@vimana.it e nient'altro. Perfetto. E quindi, visto che Luisa l'avevamo un attimo persa, se Luisa è di nuovo con noi, credo che questa sera niente. Ragazzi, non vi vuole parlare, si è offesa. No, scherzo a parte. E per quello che riguarda quindi la serata di questa sera, Saiuz, abbiamo detto i contatti, abbiamo conosciuto quest'altra band, sempre veneta tra l'altro, che ci ha dato veramente qualche informazione non solo su di loro e su quello che fanno, ma anche ci hanno passato qualche pillola di saggezza, no? Se mi passi il termine, quando parlavamo di svegliare la coscienza degli ascoltatori, oppure appunto lasciare questa pillola. Questa pulce nell'orecchio, e secondo me può essere una cosa importante, e importante appunto da trasmettere a tutti gli ascoltatori. Per quello che riguarda la serata, sono veramente contento di aver fatto la vostra conoscenza, ragazzi, perché ripeto, ottimo, apprezziamo tutti la vostra umiltà, perché difatti non è da tutti autoprodursi, vincere dei premi e comunque rimanere, penso, gli stessi. Non penso che vi siate montati la testa o quant'altro, giusto? Quindi rimanere anche ognuno nella giusta dimensione, anche se venite da un altro pianeta, come dicevamo, insomma, credo sia fondamentale per iniziare a intraprendere la strada giusta, quella che chissà, forse magari vi farà anche sfondare diversamente, perché adesso non so se riusciate a vivere di musica, ma oggi si fa molta, molta fatica se non sei all'interno di certi contesti, no? Quindi insomma, piano piano, mattone su mattone, riuscirete a fare questa casa. E io vi ringrazio veramente per l'opportunità che ci siamo dati, no? Noi di intervistare voi di poter divulgare la vostra voce. Noi ringraziamo voi. Scusami, volevamo ringraziare voi, perché siete stati voi che ci avete ospitato e ci avete dato questa grande opportunità, che per noi è veramente importante, di dare eco alla nostra musica, di dare voce alla nostra voglia di fare musica, e vi ringraziamo tantissimo. Guarda, il piacere, ripeto, è tutto nostro, e in primis ovviamente di Saiuz, che è l'uomo, l'omino, l'ometto, l'omaccio che tiene le redini di quel dell'intero network, ovviamente anche da parte di Luisa, che purtroppo adesso l'abbiamo un attimo persa, rapita dagli alieni probabilmente, e mia, e anche di Gianluca, che questa sera, come dicevamo, non è potuto essere con noi, cioè almeno è stato con noi in un fuori onda, ma non direttamente ascoltabile, udibile per gli ascoltatori. Veramente ancora un ringraziamento di cuore. Io, prima di passare la parola a Gianluca, a Saiuz, volevo salutare Gianluca, che ripeto questa sera non è stato con noi, Luisa, che non so se riusciremo a ripristinarla, e Saiuz, io ti passo la parola. Ti ringrazio. Se la Luisa smettesse di dare colpi sul microfono, sarebbe una cosa meravigliosa. Insomma, mi ha fatto incartare quella cosa perché ti tira fuori, no? Bene. È vero, ti distrae. Non credevo che quel rumorino fosse così fastidioso, invece mi sono incartato. Hai visto che succede? No, volevo soltanto
Gianluca mi aveva suggerito un brano, no, finale per i ragazzi, cioè per finire in bellezza la serata, solo che non ce l'ho a portata di mano Gianluca, e quindi ci accontentiamo di un altro che ho scelto, Iacarus, poi dopo lo ascolteremo. Allora ragazzi, io vi ringrazio della serata, di essere venuti. Ho conosciuto un nuovo gruppo che non conoscevo, quindi ho ascoltato un po' la loro musica. Io purtroppo non sono un grande intenditore di rock, mi piace tantissimo. Insomma, ho visto comunque, da quello che ho letto in internet, che state facendo delle ottime cose, delle cose veramente che secondo me, insistendo, porteranno a un qualcosa di veramente importante, di molto importante, anche se già l'avete ottenuto qualcosa di importante, perché quei bei riconoscimenti, e i riconoscimenti vado sempre a leggere per vedere che cosa un artista ha fatto, per me sono importanti. Bene, vi ringrazio e chi è che mi dice? No, perché c'è Gianluca che suggerisce Jimi Hendrix stasera, ma no, Jimi Hendrix non lo mando. Bene, io vi ringrazio di essere venuti in trasmissione. Ricordiamo solo Saiuz, gli appuntamenti imminenti, ovvero la diretta di domani dalle ore 21.30 alle ore 22.30. Bravo. Di La Via del Cielo, La Via della Terra di Ettore, che tratta appunto questa tematica completamente staccata da quella di questa sera, è una tematica orientale, Feng Shui, penso di averlo pronunciato bene questa volta. È interessantissimo, siamo alla terza puntata, perciò siete ancora in tempo per non perdervi all'interno di questi argomenti che sono anche un po' particolari, si fa fatica a starci dietro se uno perde il filo, perché sono veramente particolari, mi ripeto. E inoltre, solite trasmissioni della settimana che ormai sono già nel palinsesto, quindi The Rock Band History, Pianeta Oggi Report, eccetera eccetera. Lunedì prossimo di nuovo noi, sempre in diretta, provvisoriamente due compari più uno, chissà, forse diventerà Gianluca, quindi Luisa non romperà più il microfono o gli auricolari sulla tastiera. No, scherzi a parte, avremo come ospite la band Traffic Light Orchestra, che direi che sono un gruppo siciliano, non rammento più, ma in tutti i casi li avremo modo di conoscerli la settimana prossima. Non rubo altro spazio, Saius, visto che il tempo è tiranno, facciamo salutare i ragazzi. Abbiamo appena sforato, io passo la parola ai nostri amici Giovanni, Matteo, Francesco, Daniele, che non so più chi ci sia, se è rimasto a casa, Michele, chi vi pare. Ma andiamo ragazzi, prego. Vai bene. Va bene, prendo la parola io. Allora, siamo un po' indecisi su chi deve fare gli ultimi saluti e vorrei ringraziare ulteriormente voi e la radio, appunto, Saiuz, per averci ospitato. E che dire, noi siamo stati molto bene questa sera, ci ha fatto molto piacere partecipare a questa trasmissione. E ringraziamo te, Luca, Saiuz, Luisa. Grazie. Per averci fatto passare questa bella serata, e ringraziamo anche tutti coloro che ci hanno scritto, che anche durante questa diretta nel nostro indirizzo privato, e che dire, una buonanotte a tutti e grazie a Saiuz. Bene, Luca, a te. Ottimo. Il finale. Beh, il finale in realtà l'avevo già esposto, ma molto brevemente, non rimarco i ringraziamenti, che tanto sembro quasi troppo meloso, quindi non mi va poi. Ricordiamo sempre a tutti gli ascoltatori che il network di Saiuz Web Network appunto si sta ampliando, il suo palinsesto, stanno partendo nuove trasmissioni, quindi domani quella di Ettore, a breve, entro i primi 10 giorni di marzo, partirà la trasmissione che verterà sulla letteratura, di cui non abbiamo ancora il titolo, quindi anche lì ci stiamo lavorando, e molto altro, vorrei dire much more, come dicono quelli bravi, ma nel mese di marzo veramente avremo nuove trasmissioni che andranno ad arricchire ulteriormente il palinsesto di Saiuz Web Network, che rimane un network libero, indipendente, senza scopo di lucro, non c'è pubblicità, quindi chiunque si dovesse trovare su questa piattaforma non avrà mai la pubblicità che lo annoia, tanta tanta musica, tanta informazione, tanti tanti contenuti, e udito udito, se non riuscite, non avete un computer a mano o noi non siamo in FM, quindi non ci potete ascoltare in macchina con la radio,
c'è un'applicazione, ci sarà a brevissimo ormai un'applicazione sulla quale abbiamo appena risolto diversi bug, un'applicazione scaricabile mediante la piattaforma di come si chiama, dell'Apple, e quindi i vari Apple Store, e l'applicazione del Play Store di Android, e oltre che direi anche Windows, ma adesso questo me lo conferma Sirius. Quindi sia su Android sia con i telefonini o iPad o i tablet dell'Apple saremo presenti con questa nuova applicazione, dove avremo veramente un contenuto pazzesco di informazioni, ma anche di tanta tanta musica mediante i player ascoltabili appunto l'app. Quindi invito tutti a scaricarlo non appena Sirius l'avrà resa disponibile. Ovviamente, come il nostro dogma, rimarrà gratuita l'applicazione, ci mancherebbe altro, e come il sito nostro, e quindi invito veramente tutti a scaricarla non appena la vedrete su sciencewebnetwork.net e anche sciencewebnetwork.it. cari Vimana, io vi ringrazio ancora per questa serata, ringraziamo Sirius che ci ha dato l'opportunità di fare tutto questo, ringraziamo Gianluca che non è stato qui con noi, ma soprattutto ringraziamo Luisa vi porto i suoi saluti, perché purtroppo, come vi dicevo, adesso è in un altro pianeta, ce l'hanno portata via forse la avremo lunedì prossimo. Scherzo a parte. Bene. Una buona notte a tutti, grazie soprattutto ovviamente agli ascoltatori che hanno seguito questa diretta e che magari ascolteranno la replica o il podcast. Buonanotte a tutti. Bene, ciao. Allora Sirius vi saluta con il brano finale della serata di Acarus, Vedo Vado si intitola. Buon ascolto e un ciao carissimo a tutti quanti, un abbraccio circolare come si dice per voi. Vieni vidi dici questo brano. Sì anche da bere, bevi dal mio bicchiere, mi tieni.